Allora, intanto come mai la decisione di inserire questa, in questa lezione? E la scorsa settimana io ho partecipato a un convegno proprio sulla gestione della passività, sia per tutte le assistenti sociali, c'erano degli infermieri, c'erano dei, dei fisioterapisti che lavoravano in ospedale, per cui c'erano altre persone. E lì mi si è accesa la luce, nel senso che anche, cioè, perché ho fatto questo convegno, perché a volte ci sono dei momenti in cui si incontrano utenti, clienti o insomma persone aggressive. E allora da me che cosa è venuto in mente? Che quando noi ci ritroviamo a lavorare in rete, noi possiamo assolutamente trovarci nella posizione o nella situazione di una escalation dell'aggressività. Sia se lavoriamo in ambito sanitario, quindi in un ospedale, e il caos è presente in un ospedale, per cui può esserci questo, se lavoriamo in rete con degli assistenti sociali, questo può avvenire, se lavoriamo all'interno di un carcere, questo può avvenire, cioè in qualunque situazione, in qualunque spesso nelle situazioni può avvenire questo, anche nell'ambito sanitario, scusami, anche nell'ambito scolastico, un conflitto tra le due persone. E allora in questo ho pensato di inserire questo argomento qua. Poi è chiaro che non c'è separazione tra quello che avviene nel nostro mondo interiore e anche nel mondo esterno. Quindi in questo senso, in questa lezione, per me ho un po' intento di nuovo di consegnare gli strumenti, che non si può capire quello che ritiene necessario, non è utile all'interno della cassetta degli attrezzi, però anche sono momenti di riflessione, gli strumenti da andare a utilizzare per andare a contenere il proprio livello di aggressività. La rabbia è quella che ci permette di mettere un confine sano. No, non mi va bene, stammi lontano, passa per là perché mi hai pestato in piede, quindi c'è la rabbia. La rabbia che noi canalizziamo e trasformiamo in paura. L'aggressività è una rabbia vista paura, nel senso che la persona ci pesta in piede. Non è possibile che ogni volta che mi passi vicino mi pesti sempre un piede. Quindi che cosa significa? C'è la rabbia mista alla paura. Perché? Perché c'è la generalizzazione. Ogni volta che mi passi vicino mi pesti sempre un piede. Quindi c'è una generalizzazione, quindi c'è qualcosa di vecchio, c'è una sproporzione. Quindi in questo senso, quando c'è una sproporzione c'è anche una paura. Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, del livello di assistenza e dei principi etici di sistema, ufficio terzo. Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione. Diversi studi indicano che gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali nel corso della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza. Nel nostro paese mancano statistiche sulla diffusione del fenomeno, tuttavia appare necessario attivare misure di prevenzione per contrastarne l'occorrenza. Con la presente raccomandazione si intende incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e o attenuarne le conseguenze negative. Questo dicevo perché in parecchi ambiti che noi possiamo andare a lavorare possono svolgersi, possiamo trovarci in situazioni in cui gli atti di violenza, che può essere nell'ambito scolastico, può essere nell'ambito sanitario, se lavoriamo in rete con degli assistenti sociali, educatori, possiamo trovarci in quella situazione. E la nostra competenza, visto che come caso lavoriamo sulle abilità relazionali, è quali abilità relazionali noi possiamo mettere in atto per far sì che ci sia questa de-escalation. No? In generale gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle seguenti aree: servizi di emergenza-urgenza, strutture psichiatriche, ospedaliere e territoriali, luoghi di attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale. Poi possiamo mettere ambito sportivo, ambito scolastico, tutto quello che ci è venuto in mente.
Va bene? Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, partendo dall'uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi, quali l'omicidio. La conoscenza di tale progressione, di figura sottostante, può consentire al personale di comprendere quanto accade e interrompere il corso degli eventi. Punto 1. Uso di espressioni verbali aggressive. Punto 2. Impiego di gesti violenti. Punto 3. Minaccia. Punto 4. Spinta. Punto 5. Contatto fisico. Punto 6. Uso di arma. Punto 7. Lesione e o morte. Quindi che cosa vedremo questa sera sono proprio delle tecniche di escalation, sapendo che quello è il piano A. Il piano B, vedrete che, insomma, rendendovi conto che le tecniche di de-escalation non funzionano, si chiamano le forze dell'ordine. Per proteggervi, prima di tutto, proteggere le persone e le situazioni che ci sono in quel contesto. Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare ed implementare un programma di prevenzione della violenza, le cui finalità sono: diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza fisico o verbale nei servizi sanitari e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica. Questo si vede nelle strutture sanitarie, possiamo mettere anche questo, questa finalità all'interno, per esempio, in un ambito sportivo, in un ambito scolastico. L'importante è che sia un punto di vista condiviso. Incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi. Facilitare il coordinamento con le forze di polizia o altri soggetti che possano fornire un valido supporto per identificare le strategie atte a eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari, per esempio. Assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee in relazione ai rischi presenti. Affermare l'impegno della direzione per la sicurezza delle proprie strutture. Quindi che se lavorate in una comunità, come caso se dove potete anche andare a lavorare in una comunità, quindi in rete con uno psichiatra, con degli educatori, con l'assistente sociale in una fissima che passa, lì è fondamentale che il direttore, quindi la direzione, si occupi della sicurezza delle proprie strutture, il campanello d'allarme da suonare quando c'è bisogno delle forze dell'ordine. Quando si fa accoglienza, il vetro in certe situazioni è fondamentale. Quindi questo ve lo dico perché se vi ritroverete in situazioni in cui c'è bisogno di contenere l'aggressività, valutate anche il contesto in cui vi siete. Quindi c'è il campanello a disposizione per chiamare le forze dell'ordine, se no vi mettete sul telefono la chiamata rapida per chiamare le forze dell'ordine. Vi ritrovate a fare, ad assistere come counselor in una cooperativa. Un incontro tra delle persone, quindi incontri organizzati, dove possiamo anche ritrovarci in quella situazione lì. Fate sì che non siate solo in due, ma ci sia anche magari qualcuno nell'ambiente circostante. Sono io qua parto dallo spunto, no? In ambito appunto di relazione d'aiuto, anche ambito sanitario, ma come abbiamo visto sono tantissimi. Intanto non dare le spalle, essere attenti e tenere d'occhio la persona che abbiamo davanti. Quando abbiamo una percezione di pericolo, di aggressività, mantenere la stessa postura dell'utente, in piedi o seduti entrambi. Questo perché nel momento in cui noi siamo alla stessa altezza dell'altra persona, noi andiamo a creare una simmetria. Quindi che cosa significa? Noi siamo
su una relazione non simmetrica, magari come professionista e cliente, come professionista e utente ci sta, ma è importante che noi ci poniamo sullo stesso piano, quindi che ci sia una simmetria a livello di essere umano. Quindi mi metto alla tua altezza, in quanto io essere umano riconosco te come essere umano, quindi siamo lo stesso livello. E quella nella teoria transazionale, io sono ok e tu sei ok. Se noi stiamo più in alto e l'altro più in basso, il messaggio non verbale che arriva è io sono ok e tu non sei ok. E dato che ci sarà scritto più avanti, le percezioni ce le abbiamo tutti e ne possiamo essere consci o quindi possiamo essere consapevoli o non consapevoli, comunque ci arriva e sono quelle che poi fanno scaturire il nostro certo stato d'animo. Quindi abbiamo detto non dare le spalle, mantenere la stessa postura dell'utente, in piedi o seduti. Avete presente anche, apro e chiudo una parentesi, quando parliamo con un bambino o ci abbassiamo e ci mettiamo alla stessa, come dire, altezza del bambino, o il bambino lo prendiamo in braccio o lo seguiamo davanti a noi. Ma in questo senso noi dobbiamo lavorare proprio su una relazione simmetrica paritaria, come essere umano. E questo che cosa fa? Nel momento in cui noi andiamo a creare una relazione simmetrica, la relazione è quella che ci permette di creare una cornice. Quindi una relazione fatta di parità, di rispetto, e quindi può anche crearsi la fiducia. All'interno di quella cornice, allora può esserci uno scambio, un confronto, un bisticcio, un conflitto, ma si riesce ad andare oltre se si è creata quella cornice. E chiaro, tutti uno degli strumenti per utilizzare la cornice è proprio questa relazione paritaria. Dal punto di vista umano, perché come professionisti, cioè anche tra di noi, come relazione umana e paritaria, come relazione professionale, è chiaro che siamo su due piani diversi. Ciò non toglie tutto il valore che può esserci tra di noi, come comunicazione e relazione. Non fissare negli occhi potrebbe essere vissuto come sfida, nel senso che guardo la persona negli occhi, la guardo, poi sposto lo sguardo, poi di nuovo torno e poi sposto lo sguardo. Questo perché se noi fissiamo gli occhi sulla persona, noi non sappiamo che cosa accade nel suo mondo interiore. Quindi può essere che se la colga come sta cercando di mettere nell'angolo, quindi la persona può reagire come sfida. Attenzione alla comunicazione, al tono di voce. Se io parlo in questo tono qua, comunque è un po' alto, non è troppo tranquillizzante o rassicurante questo tono qua. Se io parlo con questo tono qua è più rassicurante e tranquillizzante. Quindi il tono di voce. Al non verbale, sono lì con la persona e vengono fuori sguardi di disapprovazione, espressioni di insofferenza, quindi comincio a guardare loro con voce. Comincio a grattarmi, comincio a tamburellare con le dita, comincio a gambe accavallate, muovere le gambe, divento nervosa. Che cosa significa? Che alla persona, quello che c'è scritto sotto, tutti abbiamo un livello di percezione più o meno sviluppato, arriva a livello conscio o inconscio. Alla persona arriva quello che noi mettiamo in atto. E tenete conto che ci sono 600 espressioni non verbali e gestuali che fanno arrivare all'altra persona che cosa noi, cosa accade nel nostro mondo interiore. Quindi 600 espressioni che fanno arrivare all'altra persona, fanno arrivare che cosa accade nel nostro mondo interiore. Quindi che cosa significa? Che anche se siamo assolutamente attente, non le controlliamo. Quindi il punto qual è? Essere più consapevole possibile di cosa accade nel nostro mondo interiore. Quindi ci rendiamo conto che abbiamo dell'insofferenza, vado a frizionare con quella mia insofferenza, che senso ha? Cosa sta accadendo dentro di me? Oppure sguardi di disapprovazione. Questo di nuovo qua. Che non lo diciamo, ma guardiamo, come dire, al soffitto, questo di nuovo.
ognuno fa arriva all'altra persona. Oppure è scaduta l'ora, quindi siamo alla fine di un colloquio, sta scadendo l'ora e facciamo capire al cliente che è ora di chiudere, il cliente non chiude. Non è mica un problema del cliente, è un problema vostro che non state mettendo un confine chiaro. Quindi non state mettendo un confine chiaro prima di tutto dentro voi stesse, voi stessi, in quanto non state avendo il coraggio, non state prendendo la responsabilità di dire che il tempo è finito, quindi non riuscite a farlo fuori. Perché non facciamo adesso, non facciamo. E allora comincia ad esserci tutti gli sguardi di insofferenza, sguardi o atteggiamenti di insofferenza. Quando si è spaventati, si è portati a lottare, fuggire o restare bloccati. Tuttavia, nella de-escalation, questi comportamenti non possono essere adottati. Serve apparire concentrati e calmi anche quando la paura sembra prendere il sopravvento. Avete presente, siete in una savana, c'è un albero, sta arrivando un leone e voi cominciate o a... Se siete portati a lottare, cercate un rabo, qualcosa per difendervi dal leone. Oppure vi guardate intorno per fuggire velocemente, arrampicarvi sull'albero, che col leone serve poco. Oppure restate bloccati. Ognuno di noi ha una di queste modalità, che mette principalmente in atto, poi possiamo avere tutti e tre, ma principalmente ne abbiamo due. E anche riconoscere qual è la nostra modalità che mettiamo in atto davanti al terrore, perché qua si è spaventati, è importante conoscere qual è la nostra modalità di reazione. Perché il punto è qual è? Nella de-escalation questi comportamenti non possono essere adottati. Sappiamo che non possono essere adottati, ma vengono, come dire, sono inconsci, sono automatici, perché avvengono come reazione davanti a uno spavento. Per cui non è che noi abbiamo il tempo di pensare, cioè il pensiero arriva ben dopo questo meccanismo che noi mettiamo in atto. E sappiamo bene che noi dei processi di cambiamento possiamo attivarli a freddo, non a caldo. Nel senso che quando siamo sotto stress vengono fuori i nostri automatismi. Quindi che cosa stavamo dicendo è non possiamo pensare di realizzare questa capacità di non adottare comportamenti di lotta o fuga o blocco. Come possiamo fare? Possiamo farlo cominciando ad allenarci a freddo. Quindi a freddo significa non quando siamo nella situazione. E poi proviamo ad andare avanti. Essere presenti, centrati, respirare, consapevoli della propria emotività. Presente sono presenti a me. Che cosa mi sta accadendo in questo momento? L'altro mi sta accadendo e io posso scegliere se sono presente a me, se respirare, essere in ascolto, essere centrata o reagire. Il punto, l'aggressività sale quando c'è una reattività reciproca. L'aggressività è una reattività, come la rabbia, è una reattività, è una reazione a qualcosa, poi vedremo in particolare, abbiamo visto che è una reazione, perché c'è la rabbia, mi sta la paura. Quindi è una reazione a una paura, l'aggressività. E quindi che cosa significa? Mentre io più imparo a essere presente, quindi qualcosa sta accadendo a me in questo momento, centrati, nel senso che non mi identifico con quella rabbia che viene su, quella rabbia che può essere espressione di impotenza, davanti all'impotenza, a volte noi cerchiamo di reagire o non una onnipotenza, anche pretendo di gestire la rabbia dell'altro, che cosa faccio? Più sono presente, centrato e respiro, utilizzo il respiro, perché più
più utilizzo il respiro in modo consapevole, nel senso che ascolto l'aria che entra e esce dal mio naso. Che cosa faccio? Più ascolto il respiro, io più posso essere presente a quello che sta accadendo nel mio mondo interiore in questo momento. Quindi cosa accade? Ascoltare il respiro può anche esserci lo strumento del battito del cuore. Qua la chiamo meditazione del cuore, l'avete già sperimentata, nel senso è portare proprio l'attenzione al battito del cuore. Perché? Perché il battito del cuore intanto ci riporta in una situazione di tranquillità, quando eravamo nella pancia della mamma, cosa sentivamo? In più, quando noi ascoltiamo il battito del cuore, noi entriamo dentro di noi, nel nostro mondo, nel nostro universo, quindi prendiamo anche una distanza dalla mente circostante. In più, che cosa succede? Che quando noi siamo nell'ascolto del battito del cuore, entriamo in una situazione di coerenza cardiaca. E la coerenza cardiaca è quando noi entriamo in una frequenza, 432, che è quella che ci permette di essere connessi con le persone. Ci può tutta una lezione su in questo senso potete anche, possiamo anche vederlo dopo, e se abbiamo tempo, se no, se andate a vedere su YouTube Intelligenza Cardiaca, che spiega proprio che cos'è questa coerenza del cuore. Nel senso che quando noi siamo nel battito del nostro cuore, noi andiamo, posizioniamo su una frequenza che è contagiosa, è una frequenza di gioia, di serenità, e più sono in quella frequenza, più questo fa sì che la mia frequenza vada a contagiare le persone intorno. C'è questo studio in atto alla Repubblica di San Marino, che ci sono una serie di volontari in numero proporzionato agli abitanti del paese, dello stato di San Marino, che si alternano e sono continuamente in una coerenza cardiaca. Questo per dimostrare come 2 persone su 100 vanno a interagire sulla frequenza, quindi sull'energia dell'ambiente. Questo è stato questa prova, questo esperimento è già stato fatto in varie parti del mondo. Che cosa succede purtroppo? Che nel momento in cui viene fatto questo esperimento, assolutamente si abbassa il livello di conflitto, il livello di tensione, anche di delinquenza del paese, però poi svanisce nel giro di qualche mese questo effetto. Per cui il punto, l'obiettivo a cui tutti noi esseri umani, insomma, potremmo mirare è stare il più possibile nel nostro quotidiano in ascolto del battito del cuore, quindi di conseguenza in questa coerenza cardiaca, perché in questo modo è veramente a una trasformazione di livello di vita. Quindi riuscire a stare ad ascoltare il battito del cuore quando siamo in una situazione in cui l'altro sta esplodendo, cambia la situazione. È chiaro quello che dicevo prima, non pretendete di farlo a caldo, quindi allenatevi prima. Allenatevi a stare in ascolto del vostro cuore, del battito del cuore, ogni volta che vi viene in mente adesso. Portate l'attenzione al battito del cuore, se non riuscite a farlo così, con gli occhi aperti, piuttosto portate una mano, la mettete sul vostro cuore, questo vi aiuta a sentirlo. Più vi allenate a farlo durante il vostro quotidiano, poi più avete la possibilità di riuscire a farlo a caldo, quindi quando c'è bisogno. Questo perché? Perché più lo facciamo, più andiamo a creare un nuovo circuito neuronale. Quando noi abbiamo iniziato a guidare la macchina, quindi per prendere la patente, a un certo punto c'è stato un impegno all'inizio, mi siedo, reggo il sedile e metto la cintura di sicurezza, e gli specchietti, insomma, tutto il pedale, destra, sinistra, eccetera. A un certo punto, dopo che si è creato quel nuovo circuito neuronale, quindi una sinapsi legata all'altra, noi abbiamo cominciato a guidare in modo automatico. Quando noi cominciamo ad ascoltarci, all'inizio può essere un impegno, una fatica, un impegno, quindi un atto di volontà continuo, ma lo facciamo, a un certo punto diventa assolutamente naturale. Lo stesso l'ascolto di un
chiamato tutti fuori, più noi ci andiamo a farlo nelle varie situazioni, più andiamo a creare un nuovo circuito neuronale. E tutto quello che si è creato anche quando abbiamo cominciato a camminare, se non ce lo ricordiamo, quando abbiamo cominciato a mangiare cose posate. E tutto quello che noi facciamo di nuovo nella nostra vita andiamo a creare un nuovo circuito neuronale. Ma è più possibile farlo a freddo, quindi a freddo significa che non siamo nell'emotività. Coerenza cardiaca, allenarsi a utilizzare questi strumenti per poterli utilizzare in modo spontaneo e naturale per creare un nuovo circuito neuronale. Questo l'abbiamo visto. Più forte il disagio, più la persona è in difficoltà. Questa non è una giustificazione, ma è entrare nel mondo interiore della persona che abbiamo di fronte. Quindi appunto più è forte l'aggressività, più è forte il disagio. Che ripeto, non è una giustificazione, ma per comprendere che cosa sta probabilmente accadendo nel mondo dell'altra persona. Più forte, più densa è la difficoltà, più la reattività, quindi l'aggressività. Questo perché, andiamo ancora avanti, la rabbia e l'aggressività, abbiamo detto, sono delle reazioni. La rabbia, abbiamo detto, è quella sana, che ci permette di mettere un confine nelle nostre vita. Che poi non le chiamiamo rabbia, ma la rabbia da Wikipedia dice che è solo quella del cane, la malattia, no? Che il cane è il cuore. In teoria si dovrebbe chiamare ira, collera, però lì ci sono tutte delle densità e motivi diversi per cui stiamo comunicando sulla rabbia. Sappiamo in questo contesto che significato ha. Quindi quando un cliente infatti dice ah, in quella situazione mi sono arrabbiato, che cosa significa rabbia per te? Perché andiamo a vedere quale significato per l'altro. L'aggressività, abbiamo detto, è rabbia più paura. E qua noi non possiamo ben sapere quale tipo di paura c'è, nel senso che il cliente ha paura di non essere visto, ascoltato, paura di essere fregato, paura di essere allontanato, nel caso di assistenti sociali, cioè possono essere tantissime. Quindi qua c'è un esempio di essere visto, ascoltato, paura di essere fregato, allontanato da una certa situazione, paura di essere tradito, paura di essere abbandonato. Noi non possiamo sapere cosa sta passando nel mondo interiore del nostro cliente. Perché a seconda anche delle ferite che abbiamo, possiamo essere più sensibili a delle paure rispetto ad altre. Che cosa è sicuro? Sempre, sempre. Che il nostro cliente, quando è nell'aggressività, ha una paura di fondo che non sta riconoscendo. Perché il punto qual è? La persona ha paura, non la riconosce, quindi non se la legittima, e quindi cosa fa? La sua reattività, la sua reazione sproporzionata, quindi aggressiva, che cos'è? Soprattutto una reattività alla propria paura. Di conseguenza reagisce in quel modo aggressivo rispetto alla paura perché non la vede, quindi non la coglie, quindi non si trasforma. Di conseguenza è una reazione anche rispetto all'ambiente esterno che è ancora sulla paura. Quindi riuscire a comprendere che la modalità che l'altro mette in atto perché è in difficoltà, quello mi permette di uscire dal mio coinvolgimento personale. E questo possiamo capirlo meglio ancora, questo lo vediamo dopo, attraverso la struttura infantile. A 3 anni, lo so che lo sapete, ma lo rivediamo a 3 anni, noi abbiamo già creato una struttura infantile. Nel senso che, a meno che uno non sia figlio di genitori illuminati, c'è stata o la scrittata che noi abbiamo messo in modo sproporzionato, o il genitore che arriva a casa, stanco dal lavoro e ci scrive in modo sproporzionato. Oppure ci si è messo 2 scarpe, le scarpe al contrario, 2 calze diverse, quindi lo viviamo come umiliazione. Quindi che cosa succede? Anche se abbiamo avuto un'infanzia assolutamente serena,
sono inevitabili queste situazioni, i bambini si vivono in un certo modo e quindi che cosa facciamo? 3 anni noi abbiamo già creato questa struttura infantile che ci protegge dalla nostra sofferenza, quindi dalla nostra paura di essere abbandonati dai genitori, non essere amati, non essere visti, non essere in grado, essere inadeguati. E quindi cosa, come andiamo a formare questa struttura? Con una parte o tendenzialmente depressiva o con una parte tendenzialmente narcisista. Tendenzialmente c'è anche scritto perché non abbiamo a che fare con la depressione, e non abbiamo a che fare con un aspetto narcisista, cioè con una patologia narcisista che oggi se ne parla parecchio, ma con degli aspetti. Nel momento in cui non ci rendiamo conto di essere in questa struttura infantile, noi possiamo uscire da questa struttura come? Con la responsabilità, che è l'abilità di rispondere alle situazioni. Nel senso che l'altro mi sta attaccando perché a voi caos lo siete fatti così, così, cos'ha? Allora, se io sono nell'aspetto narcisista, mi sento offesa, come si permette questo qua? E comincio ad attaccare l'altro e lì c'è, non c'è la escalation, c'è l'escalation dell'aggressività, perché comincio a cercare di difendere la categoria. Il punto, se io mi rendo conto, se io mi rendo conto che l'altro sta attaccando il counselor perché ha una ferita, ha una paura, ha una sua fragilità in quel momento in atto, che cosa fa? Mi attacca e non riesco a togliermi da quella freccia che viene lanciata. Se io mi rendo conto in una discussione di politica che l'altro in modo assolutamente assoluto difende la sua posizione e non c'è spazio per ascoltare l'altro, o decido di andare con la struttura narcisista a sfidare l'altro, non lo, adesso andiamo avanti di quando ci spacchiamo la testa e vediamo chi ha ragione, oppure cosa faccio? Scelgo di togliermi da quella discussione. Ma se pensate, questo che vi porto è in qualunque tipo di relazione della coppia, quando noi discutiamo e in qualche modo quello che ci sta dicendo l'altro lo prendiamo su un piano personale, non come difficoltà dell'altro, lo mettiamo su un piano personale, cosa significa? Che l'altro ci sta attaccando, ci sta aggredendo e noi ci sentiamo in una posizione down, mentre l'altro è in una situazione up. Ci siete fin qua. A nessuno piace essere in questa situazione qua, quindi che cosa faccio? Prendo fiato e parto anch'io, aggredendo l'altro, quindi come reattività non mi piace, tutto a livello inconscio, la struttura infantile quindi è automatico, non mi piace essere in questa situazione di down, quindi parto l'attacco, mi metto in una situazione down e l'altro si ritrova in una situazione down. E viceversa, e questa è l'escalation, nel senso che man mano si alza il livello della persona. Se io mi rendo conto che l'altro mi sta credendo, quindi in una posizione up, e quindi mi mette in una situazione down, se io mi rendo conto che l'altro mi sta attaccando, ma in realtà c'è una sproporzione, perché nell'aggressività c'è una sproporzione che la persona sta, si sta vivendo, mi rendo conto di questo, riesco a togliermi, non sono in questo gioco, ma sa, e a quel punto poi in un altro momento posso relazionarmi con la persona su un piano simile. Questa è la lotta di potere, vediamo che è più forte e poi diventa un'escalation a livello di aggressività, qualcosa di una guerra massacra. Avete presente quando, questo, anche questa tecnica può essere utilizzata quando ci ritroviamo una coppia che litiga, che si sta separando e litiga per il conto, i mobili, le pentole, quindi anche delle piccole cose, perché questo ci fa capire che probabilmente si stanno separando perché la loro relazione è stata basata su questi aspetti qua, up e down, vediamo chi è il più forte. E ancora nell'ultima battaglia, nella battaglia finale, ti dimostrerò che ti porterò via tutti i soldi e mi terrò io tutti i mobili, perché
dimostrare che io sono più forte, quindi e tu sei dato più tempo. Riprendiamo poi questo aspetto, quindi il narcisista è la persona che pretende di aver sempre ragione e la persona che ha la pretesa, appunto, la sua verità sia, cioè la verità degli altri sia assolutamente uguale alla sua verità. L'aspetto alla persona, con questo aspetto che è inizialmente depressivo, che cosa fa? È una persona in preda alla propria paura, non sono capace, non sono visto, non sono adeguato, non sono all'altezza, non sono amato da nessuno. E quindi anche questo che cosa fa? La persona, per esempio, non è che questo momento rimane la rabbia, nel senso che questa persona qua si lamenta, per esempio, si lamenta perché non mi capiscono e non mi vogliono, e non trovo un posto di lavoro, e questa persona che cosa fa? È nella rinuncia, quindi si lamenta e non si attiva. Quindi da una parte si pone in una situazione up, scusate, down, perché è meglio degli altri, tu sei ok e io non sono ok, teoria transazionale che abbiamo visto all'inizio. In realtà che cosa fa? È anche nella pretesa che gli altri facciano qualcosa per lui. Nessuno mi telefona. Tu stai telefonando alla persona? No. Non trovo lavoro, ma ti sei iscritto all'ufficio di collocamento. Sto male e nessuno mi ascolta, ma tu l'hai spiegato che non stai bene. Avrebbe dovuto. Nel momento in cui siamo partiti da questo, sviluppare la capacità di uscire dal coinvolgimento personale come nel momento in cui noi ci rendiamo conto che ci facciamo acchiappare sul coinvolgimento personale, nel coinvolgimento personale noi siamo nell'aspetto narcisista, nella pretesa che l'altro sia diverso da quello che è. Quindi siamo in un delirio di onnipotenza, quindi pretendiamo che l'altro sia o che sia giusto, che sia generoso, che sia perfetto, insomma, che sia come non è. Oppure ci facciamo anche fare dalla parte depressiva, che è la parte che si lamenta. E tutti e due di fondo in questa struttura c'è una paura. Il punto è che la parte tendenzialmente depressiva va a braccetto con la paura, è mangiata dalla paura, è identificata con la paura. Di non essere all'altezza, di non essere adeguato, di non essere visto, di non essere amato, di non essere valorizzato, eccetera. Quindi avviene in contatto la paura. Ma ogni tanto esplode, nel senso che non trovo lavoro, eccetera, non è possibile che nessuno mi dia retta. Tu cosa stai facendo per farti dare retta? E quindi cosa significa? Che la persona, da questa parte, dalla struttura infantile depressiva, passa nell'aspetto narcisista, perché la pretesa. Nell'aspetto narcisista anche la persona ha paura, ma mentre qua nell'aspetto depressivo la persona è consapevole della sua paura, anche se non ne sa a volte perché la paura di essere inadeguata è già giudizio. La persona, se voi chiedete a una persona tendenzialmente narcisista, è paura uguale, insomma. La persona non è assolutamente in contatto con la propria paura, perché? Perché parte sempre. Si attiva, sfida, è quello che piglia il bastone quando incontra i demoni della savana. Che cosa fa? Si attiva assolutamente perché ha la necessità di dimostrare che è all'altezza. Allora, mi è saltata una che ha visto il silenzio come risorsa. Non cercare di difendere se stesso o gli altri. Quando la persona vi sta attaccando, state in silenzio. Se vi sta attaccando anche in modo sproporzionato, o state in silenzio, vi togliete. O piuttosto dite mi dispiace. Non entrate in conflitto in quel momento che la persona vi sta credendo. Se no è una escalation. Quindi lo stare in silenzio è un modo di togliersi da quel gioco up down, è un modo di far abbassare il livello del conflitto. Non è funzionale. Stare lì dentro.
continuano a cercare di difendere, l'altro è assolutamente, ci vede rosso in quel momento la persona, è assolutamente convinto di quello che sta trattando o facendo.